Devo dirle in due parole che io ho fatto un'esperienza bellissima come governatore dei Lions e sono andato a inaugurare a Salerno la Casa del Sorriso, perché abbiamo istituito una struttura che accoglie i genitori dei bambini oncologici. E una bambina mi ha scritto ringraziandomi per quello che abbiamo fatto e che porterà sempre nel cuore questa nostra iniziativa. È una delle lettere che conservo più gelosamente, perché è l'espressione di chi non ha voce, di chi non sa come esprimersi, tant'è che la lettera conclude: perdonami se ti ho dato del tu. Quindi come associazione, che la nostra, quella la più grande del mondo, è quella di vigilare ma soprattutto intervenire laddove c'è bisogno di amore, laddove c'è bisogno di rispetto, ma soprattutto per dare un sorriso a chi non ce l'ha o a chi l'ha perso. Bene, innanzitutto Artisti in Corsia ci ha permesso di realizzare questo progetto, che è questa stanza che viene destinata a bambini che necessitano di cure particolarmente intensive, ma non solo, ci permettono anche di ospitare quei pazienti con patologie anche inguaribili, che però abbiamo il dovere di accompagnarle anche verso la fine, quindi credo un'opera molto importante. E un sentito ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno contribuito con donazioni di attrezzature e che ci hanno poi permesso appunto di realizzare tutto ciò. Io mi auguro che in futuro potremo organizzare altre manifestazioni che magari ci permetteranno di finanziare altri progetti, il cui fine è sempre poi quello di garantire una migliore assistenza, un'erogazione di salute ai nostri piccoli pazienti. Sì, chiaramente sì, perché nasce un servizio che noi spereremmo non dovesse mai servire a nessun bambino, ma purtroppo i bambini che passano da un reparto di subterapia intensiva ce ne sono, ed era un servizio che non c'era. Il plauso al dottore Raiola, io sono qui proprio per questo, per dirgli un grazie dal profondo del cuore, un grazie a lui, alla sua equip, all'azienda sanitaria, ma vede, sono contrariato dal fatto che questo non dovrebbe essere un giorno straordinario, perché non dovrebbe neanche essere un giorno in cui si inaugura un servizio con i soldi delle donazioni di associazioni o di spettacoli di Artisti in Corsia o di piccoli contributi dell'autorità garante. Questo dovrebbe essere un servizio garantito dal Servizio Sanitario Nazionale. Noi paghiamo le tasse nella stessa misura in cui li pagano in altri territori, ma in altri territori ce l'hanno i servizi, noi perché non ce l'abbiamo? Il mio richiamo è alla politica, universalmente detta, senza faziosità di parte, chi è maggioranza, chi è opposizione. Ma Cribbio, riuscite a fare per una volta insieme gli interessi della Calabria, per una volta insieme gli interessi dei bambini della Calabria? Le sembra possibile che quando io sono arrivato 2 anni e mezzo fa ho scoperto che non c'era la terapia intensiva pediatrica in Calabria, l'ho ottenuta e la devo finanziare io, con 50.000 euro dei 100.000 che la regione mi dà per poter lavorare? Non è normale, non è giusto, a prescindere che poi io lo faccia, perché sono qui per i bambini, non per altro, ma non è giusto. E allora saluto questa iniziativa di Catanzaro, che sia di auspicio a tutti gli altri territori, ma mi dico, se possibile anche utilizzare un termine forte per essere meglio compreso, incazzato e ne ho abbastanza di dover inaugurare i servizi che altrove sono la norma e qui diventano la straordinarietà. Un plauso a Raiola e a tutta la sua equipe.